Bentornati su YouTube, nel video di oggi, sto sputando, bentornati su YouTube, oggi vi presento 15 domande per fare andare avanti una conversazione. Infatti è molto semplice approcciare qualcuno quando magari sei all'estero e si vuole parlare con qualcuno che è straniero, quindi che parla inglese. Sì, è molto facile approcciare qualcuno, però magari dopo due o tre domande non sappiamo più cosa dire e finisce la conversazione. Allora vi elenco 15 domande che vi potrebbero aiutare per far andare avanti la conversazione e conoscere meglio l'altra persona. Quindi ripeto, sappiamo tutti come presentarci ad un'altra persona. Hi, how are you doing? My name is Paul, what's your name? Oh, the weather is amazing today. Bla 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 bla. Finisce, dopo 5 minuti finisce la conversazione perché non sapete più cosa dire. Ho diviso queste domande in categorie così da farvi capire un po' meglio. Per esempio c'è lavoro o intrattenimento. Cominciamo subito con il lavoro. Magari conoscete qualcuno sul posto di lavoro e potreste chiedere: How did you become a banker? Or how did you become a teacher? How did you become a bla bla bla? Come sei diventato un insegnante? Come mai hai quel lavoro lì? E la seconda domanda potrebbe essere: Is it what you always wanted to do? Quindi è un lavoro che hai sempre voluto fare? È la tua passione? Oppure ci sei capitato così per caso? Is it what you always wanted to do? Passiamo al cibo. La domanda più semplice di tutte, questa la sapete già, è What's your favorite food? What's your favorite food? Quindi qual è il tuo cibo preferito? La seconda domanda potrebbe essere: Do you know any good restaurants around here? Quindi conosci dei buoni ristoranti qua vicino, around here? Un'altra domanda riguardo al cibo è una domanda un po' più curiosa, un po' più strana, diciamo, che è: Are you a beer person or a wine person? Sei una persona da birra o una persona da vino? Cioè, ti piace di più bere una birra o bere il vino? Ovviamente a beer and wine potete sostituire qualsiasi cosa. Are you a pasta person or a pizza person, ok? Un altro argomento da affrontare, visto che probabilmente siete all'estero, è i viaggi. Quindi una delle domande che potete chiedere è questa: Do you like traveling? Do you like traveling? Molto semplice. E la domanda dopo potrebbe essere: How many countries have you visited so far? So far. How many countries have you visited so far? Quante nazioni, quanti paesi hai visitato fino ad adesso, fino ad ora? Visto che molte persone, soprattutto europee, sono state in Italia, potreste chiedere: Oh, you've been to Italy. Where have you been in Italy? Quindi, in quali città sei stato in Italia? E a quel punto potresti iniziare una conversazione sulle città, su quale città ti è piaciuta di più, eccetera, eccetera. Un'altra domanda molto semplice che potete fare riguarda gli hobby di una persona. Attenzione, a me non piace chiedere What are your hobbies? Perché mi sembra una domanda un po' elementare, un po' scolastica. Quindi vuol dire la stessa identica cosa della mia domanda, però io chiedo: What do you like to do in your free time? Non lo so perché è la stessa identica domanda, ma mi risulta meno scolastica. What are your hobbies? È una domanda un po' basic, secondo me. Quindi chiedo, perché mi suona meglio a me, What do you like to do in your free time? Un'altra domanda che potete fare per capire un po' di più l'altra persona è: What are you doing here? Why are you here? Are you a tourist or you work here? Quindi sei un turista qua, sei una turista oppure lavori qua? L'ultima domanda è un buon modo per iniziare una conversazione con qualcuno. Che sia una conversazione uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna, non c'entra nulla. Perché se cominciamo la nostra conversazione con un complimento, mettiamo l'altra persona a proprio agio. Quindi: Oh, I love your t-shirt. Where did you buy it? Quindi: Mi piace tantissimo la tua maglietta. Dove l'hai comprata? E da lì cominciate a parlare di altro. Ok, però è un buon modo fare un complimento per iniziare una conversazione. Ecco, queste sono le 15 domande che secondo me sono molto utili quando si conosce per la prima volta qualcuno. Ovviamente non vi entreranno in testa così facilmente, bisogna fare un po' di pratica, però secondo me vi saranno molto utili. Questo è tutto, ci vediamo la prossima volta.